dei Dreamer, anticipazioni venerdì 3 luglio. Sanem non vuole più aiutare Emre. In questa puntata Sanem sarà dispiaciuta e sarà disposta a far di tutto per aiutare Jean, che è stato danneggiato come fotografo. Jean, nello sconforto più totale, distrutto e disperato per essere stato sospeso dai rappresentanti dell'associazione fotografi, sarà intenzionato a lasciare Istanbul e la sua azienda pubblicitaria. Sanem affronterà Emre e farà una scelta coraggiosa, comunicandogli che non sarà più disposta ad aiutarlo a distruggere suo fratello e l'azienda pubblicitaria di famiglia. Sanem sarà determinata dopo aver capito di essere stata usata da Emre. Si renderà conto che la causa di quanto accaduto a Jean è anche sua per aver passato le foto della campagna pubblicitaria. Sanem sarà anche molto determinata nella sua scelta di non voler più collaborare e quindi passare informazioni riservate a Emre, e assalita dai sensi di colpa vorrà svelare questa segreta collaborazione a Jean. Ma sia Sanem che Emre però non sanno che il vero gioco sporco è stato architettato da Eileen, che ha rubato le foto dal cellulare del fidanzato. Questa puntata sarà ancora incentrata su quanto accaduto a Jean. Anche Emre si renderà conto che dietro l'accusa di plagio del fratello Jean c'è la sua amante Eileen. Emre, non essendo a conoscenza di questo piano e sentendosi tagliato fuori dal complotto contro Jean, inizierà a preoccuparsi per il fratello e a mostrare sospetti e non fidarsi più di Eileen. Saranno Ayan e JJ a rivelarsi indispensabili per risolvere la questione. Infatti, attraverso varie ricerche sul web, scopriranno il responsabile che ha creato un sito con uno stile identico a quello del datore di lavoro di Sanem. Ayan e JJ riusciranno a conoscere l'indirizzo dell'abitazione della persona che ha danneggiato la reputazione del fotografo. Ma nonostante Emre sospetti di Eileen, cercherà di proteggerla. Intercetterà Ayan e JJ e si recherà anche lui nell'abitazione della persona responsabile per mettergli i bastoni tra le ruote e fermarli. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!